trauma biondo con la criniera corta, mi ci devo ancora abituare. Dunque, non è andata benissimo, ma è andata un pelino, pelino meglio rispetto all'altra volta, ma proprio un pelino. Lavoro in piano c'è di nuovo da lavorare, ma è una cosa mia. Poi lo sentivo teso e poi si è messo anche a fare le solite cavolatine, l'abbiamo girato alla corda. Lo sentivo, c'erano momenti in cui era un po' lentone, altre volte in cui scattava. Al galoppo però è andata meglio, abbiamo galoppato, abbiamo lavorato sulle partenze al galoppo e lì è stato bravissimo, soprattutto a sinistra, top, veramente top. Poi dopo dovevamo fare un esercizio dove facevamo un cambiamento diagonale, cavalletto e barriera a distanza di un tempo, poi dovevamo ritornare a fare un cambiamento diagonale con un dentro fuori di barriera a terra. E lì è stato bravo, peccato che alla fine dell'esercizio non gli ho dato un'indicazione per il cambio di galoppo, ma è stato bravissimo qua. Poi abbiamo fatto solo la barriera e dopo un tempo il cavalletto. Qua ho girato un po' male e anche qua, troppo stretto, ma c'erano tipo dei cavalli in mezzo. Invece qua è girato meglio, è stato super. È stato bravissimo. Nei salti bene, solo che dobbiamo di nuovo rilavorare nel lavoro in piano. Vabbè, gioco di parole. Poi c'era un tramonto stupendo e niente, era stupendo. Siamo tornati a casa con questo cielo bellissimo. A distanza di un mese ho rimontato Kerida e ho cercato di fare più o meno il lavoro dell'altra volta, dove cercavo comunque di tenerla rilassata, ma comunque, cioè di lavorarla e poi dopo, successivamente, tenerla più rilassata possibile. È stata molto brava, ha lavorato benissimo e di questo sono stra felice. È stata super super. Io ho fatto il riscaldamento, trotto, io ho fatto un po' di trotto seduto e poi molto trotto in distensione. È stata super super brava. E poi abbiamo galoppato, prima a sinistra e poi a destra. A sinistra bene. E ho provato subito a galoppare un po' con le redini un po' lunghe. Non è andata giù, però comunque qualche cambiamento si notava. Poi dopo facevo un po' di pause tra galoppo e trotto e lei super super brava, davvero davvero super, capiva tutto. Poi ho fatto più o meno lo stesso lavoro a destra. Lei era un po' così a destra, ma non posso farci molto, qua stavo uccidendo Raki. E poi abbiamo fatto un esercizio di barriere e abbiamo saltato, ma non voglio far vedere i video dei salti perché non è quello per me l'importante, poi erano solo due salti e niente, lei è stata super super brava. Sì, avevo la sciarpina perché avevo mal di gola e guardavo tutti con una faccia borda. Bene, allora è andata un pochino meglio in confronto all'altra volta, però sempre da schifo, però ancora ancora meglio rispetto alla penultima volta. Vabbè, spero di essermi spiegata. Lavoro in piano, insomma, faceva un po' di casini, ma sempre per colpa mia. Abbiamo fatto un sacco di casini, anche perché dopo abbiamo fatto anche dei salti. E anche lì ho fatto proprio schifo e mi partiva, si spostava tutto da un lato. E boh, non lo so, devo proprio sistemarmi io, non è colpa sua, perché lui comunque ha poca esperienza e mischino, povero lui che deve sopportarmi. Qui è stato bravino, dai, un po' meglio, però boh, potevo fare io di meglio e potevo fare molto di più. Però dai. Pazienza, devo cercare di migliorare io. Show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know.
that I slaughter, and I'm always looking gorgeous, chilling with somebody daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting cut the blade. And of course it's come ben vedrete. Le redini non sono attaccate al filetto, ma alla clappezzina. Perché? Perché ho chiesto al mio istruttore di montare la rossetta, diciamo, senza imboccatura. Lui non aveva una cycle, comunque una beatless, quindi mi ha messo le redini nella clappezzina. E era un po' un modo un po' per montarla, possiamo, tra molte molte virgolette, senza imboccatura, almeno senza giri in bocca. E è andata bene, a parte il mio assetto brutto. Però comunque non l'ho vista per niente male. E lei era già abituata a essere montata in Acmol diverso tempo fa. Quindi è abituata. Inizio era un po' più, posso dire, non sciolta, ma poi si è sciolta. È andata bene. Lavoro in piano, sono dai contenta. Poi vi ho fatto due saltini, proprio piccoli piccoli. Dunque l'assetto non mi sono molto piaciuta. Però almeno non ho preso delle distanze così brutte, qua sì l'ho presa brutta, poi invece è andata bene, non proprio, però vabbè, però in confronto ad altre volte è andata bene, perché il mio assetto è brutto. Poi ho fatto scambio con Montana, un attimino, ma solo un po' di passo perché cioè, doveva essere uno scambio, ma è andata bene. Allora, dopo un anno e più ho rimontato Furio, Futulli. Io lo montavo prima di fare i monti vlog, quindi per chi mi segue da molto lo avrà presente. Dato che è passato molto tempo mi sono accorta comunque di molte cose che prima non notavo in lui. Di questo sono contenta, il fatto che veda queste cose. Oggi non mi sono concentrata sul mio assetto, cioè molto poco. Mi sono voluta più concentrare proprio sul cavallo, però di questa scelta sono abbastanza contenta e soddisfatta. È andata bene, abbiamo fatto lavoro in piano leggero, passo e trotto, e poi abbiamo fatto delle crocette al trotto e poi al galoppo, dove dovevamo riceverci il galoppo che volevamo, anche se non sempre andava bene, però colpa mia. Però mi ricordavo come saltava, me lo ricordo bene. È stato super, sono contenta di ciò. E poi è andata molto bene. Poi ho fatto trottorini lunghe, che dire, dopo tanto tempo che l'ho rimontato, devo dire di essere davvero davvero contenta. Bravo Furio. Dunque, questa lezione non è stata così brillante, però comunque mi accontento, l'avevo fatto inizialmente un lavoro in piano, però era molto, cioè la sentivo poco, cioè, bello. Ci ho messo un po' per mandarla in avanti, però dai, alla fine non è andata male, mi accontento. Il galoppo dai bene, no? Dai bene. Poi vi ho fatto questa linea in preparazione del percorso del giorno successivo, dovevamo fare tre tempi corti all'interno di questa linea, solo che giustamente Orsetta ne metteva sempre e solo due lunghi. Però la cosa bella è che almeno ho capito già da subito, che ho pensato questa non è che mi mette un tempo in più, ma di questo sono contenta. Ok, l'assetto a parte comunque è andata bene, almeno nei salti. Allora, la lezione è andata benissimo, proprio con la B maiuscola. Orsetta l'ho sentita proprio bene, 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 riuscivo a lavorare bene e ho provato a fare comunque cose nuove che mi hanno permesso comunque di sentirla un po' di più. E lavoro in piano super, super, super bene. Di questo sono stracontenta. Poi dopo abbiamo fatto un percorso di 8 salti, abbastanza tecnico. Ed è andato super super bene, riuscivo a sentirla benissimo e di questo sono molto contenta. E comunque lei era rilassata, tranquilla e usava bene le sue energie. Abbiamo fatto il percorso ed è andato bene, a parte l'ultimo salto, perché come sempre Vicky non è Vicky senza fare un casino almeno in un salto, va bene.
Dopo il galoppo in distensione e il trotto in distensione, che è andato benissimo, abbiamo fatto due salti di riscaldamento, l'uno al contrario, non è andata bene, ma vabbè. Poi abbiamo fatto solo la linea e poi abbiamo iniziato il percorso. In realtà la 1 e 2 era una linea di tre tempi, va bene. Poi il 3 era una spezzata linea 3 e 4, solo che non ho girato bene, sono arrivata tutta storta. Ah. Poi gabbia è andata bene, forse sono andata troppo a sinistra, però è andata bene. Ho fatto una brutta girata nel 6, però dopo sono riuscita ad arrivare dritta e qua dovevano esserci tre tempi, ma me ne ho messi sempre due. E nell'8 è andato uno schifo. Vabbè, a parte il mio casino all'ultimo, lei è stata super super brava, è stata bravissima, si è andata benissimo, sono troppo contenta. Bravo, gnogno! Dunque, la lezione è andata uno schifo tremendo, cioè veramente... non sto sbagliando tante cose. Cioè, io provo anche a risolverle le cose, però non è mai abbastanza e questo mi dà un urto tremendo. La cosa brutta è che è andata male pure nei salti in questa lezione. Io ho fatto una linea di tre tempi, solo che c'erano momenti in cui scartava, in cui correva, in cui andava, faceva, non riuscivo a seguirlo bene come avrei voluto. Niente, spero di uscirne da sta situazione da schifo, veramente. Povero biondo che deve sopportarmi, veramente. Non lo conoscete, lui è un cavallo privato di 18 anni, Sauro, si chiama Filippo, ma tutti lo chiamano Pippo. Allora, premetto che da quello che mi avevano detto, era fermo da 6 giorni. Sì. E da quello che ho capito mi hanno dato anche l'imboccatura sbagliata, ma non importa, non mi sono trovata se. Spingeva un botto con la schiena, però mi ha dato un po'... possiamo dire il filo da torcere? Però dopo un po' finalmente siamo riusciti a tenerlo tranquillo ed è andata abbastanza bene, è andata bene, è stata una bella esperienza e abbiamo anche provato a fare dei saltini dopo un po' di galoppo. Non sono andati così male, però minzega, potevo fare di meglio io. Diciamo che lui è un cavallo che fa, è tipo, che fa un po' tutto. Poi, insomma, al galoppo abbiamo lavorato in circolo, poi siamo passati ai salti, linea, barriera, tre tempi, cavalletto, mischino. Cioè, mi dispiaceva troppo che faceva, si vedeva che non stava saltando come bene. Alcune volte è andato bene, qua è partito come un treno, vabbè. Poi dopo sì, è andato tutto bene, abbiamo finito, è stato bravo. E niente, dai, mi è piaciuto molto.